Buon pomeriggio e buona serata da Riccardo di Tifiamo Juventus. Bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un altro coglione, che è un certo, ditemi voi chi potrebbe essere, un certo signore Enrico Variale, un ex direttore della RAI, di cui noi abbiamo pagato, abbiamo sopportato, supportato e sopportato in questi anni con, diciamo, delle telecronache, comunque vada, con del giornalismo veramente becero, andando sempre contro, diciamo, alla Juventus, ma mai toccare sicuramente le sue squadre del cuore. Oggi volevo, diciamo, parlare con voi di quello che attualmente sta succedendo anche sul mondo di Twitter. E lui non ce la fa, cioè lui fisicamente, mentalmente non ce la fa, cioè lui ogni tanto posta qualcosa, ma prima o poi deve arrivare a parlare alla Juventus. Perché vi dico questo? Perché 2 giorni fa parla di un catenaccio che non si vedeva dai tempi del Padova di Rocco. Vale 3 punti sicuramente, diceva appunto questo deficiente per la Juventus. La Fiorentina dice generosa ma confusionaria e sfortunata, se conta solo la vittoria, se conta solo la vittoria, Allegri ha ragione. Ma se questa è la seconda in Serie A, la Juventus, per il nostro calcio c'è poco futuro. Ecco per quale motivo io ritengo queste persone qua coglione. Ma perché c'è un motivo? Ma c'è un motivo molto particolare. Perché come si fa a twittare una roba del genere? Per un giornalista o una persona comunque conosciuta sui social che fa una dichiarazione del genere, io la ritengo una persona che non vale niente, e anzi vale zero, zero. Ma d'altronde si sta parlando di Enrico Variale. Cosa possiamo pretendere con i suoi amici di merenda, con un certo Zigliani, con un certo, diciamo, Pistocchi, che hanno creato questo libro contro la Juventus, con tutto quello che è. Io sono piccolo al mio canale. Ieri ho creato dei problemi? No, ho avuto tanti commenti positivi e negativi, ci mancherebbe, ma siccome queste persone qua utilizzano, diciamo, un tipo di linguaggio contro la Juventus, e permettetemi che io sul mio canale faccia quel cazzo che voglio. Se io dico che un certo signore di Benevento, e non è finita qua, andremo avanti su questo filone, come quello del parrucchino di Parma, e come naturalmente oggi ho parlato di Variale, è una cosa mia personale. Uno può magari dire, magari tu stai sbagliando e fare viso, attaccatevi al cazzo. Attaccatevi al cazzo, attaccatevi veramente al cazzo, perché assolutamente non esiste. Perché se domattina chiudo il canale, non me ne frega un cazzo. Io vivo lo stesso, però siamo stufo, io sono stufo di vedere certe cose sui canali, di vedere nel mondo esterno in che maniera viene attaccata la Juventus. Non esiste. Io vado avanti d'ora in poi così. Parlerò anche di Juventus, ma attualmente c'è poco da dire. E c'è molto invece da dire di quello che sta succedendo all'esterno dell'ambiente juventino. Fatemi sapere, commentate, sappiate che i commenti che sono costruttivi li terrò sul mio canale. I commenti che sono comunque sfavorevoli e offensivi, sappiate che sul mio canale voi non ci sarete più perché verrete bannati. Fino alla fine. Forza Juve!